Vi capita spesso di sentire freddo? Beh, da oggi non avrete più bisogno di stufe o di questi attrezzi scaldamani, perché basterà semplicemente questo, il vostro telefono. Ho trovato infatti due applicazioni all'interno dello store che permetterebbero di trasformare il proprio smartphone in una specie di stufa portatile. Le recensioni, come potete vedere, non sono un granché, e vi dirò di più, in realtà queste app possono perfino essere dannose per il vostro smartphone, quindi non scaricatele, perché qui ci pensa Jumpy a provarle. Per testare queste applicazioni ho scaricato anche un'app che ti dice la temperatura del tuo smartphone. In questo momento mi dice che è a 22 gradi. Vediamo se riusciremo a farlo alzare. Bene, questa è la prima applicazione. Promette di trasformare lo smartphone in una specie di stufetta. Quindi accendiamola e settiamo la massima potenza. C'è scritto heating may take a few minutes, quindi ci vorrà qualche minuto per far sì che la stufa si accenda. Ma prima non scordatevi di lasciare un bel mi piace qui sotto. Superiamo i 4000 like per un altro video con altre app strane. Se ne conoscete qualcuna, consigliatemela qua sotto nei commenti. Ok, riprendo il mio telefono in mano e mi sembra leggermente più caldo. Andiamo a controllare con l'app. Ed effettivamente è aumentato di 3 gradi rispetto a prima, ma nulla di che ancora. In teoria, queste applicazioni folli vanno ad aprire un gran numero di processi all'interno dello smartphone, facendo sforzare al massimo il processore. In questo modo fanno diventare lo smartphone bollente. Anche se questa in realtà non funziona quasi per nulla. A questo punto del video decido di stoppare la registrazione dello schermo. E c'è un motivo se faccio questo, perché, piccolo spoiler, ho già provato quest'app che scalda lo smartphone. Non l'ho provata per bene perché non ho avuto la possibilità, perché ha fatto letteralmente impazzire il mio telefono. Tant'è che ho dovuto riavviarlo, eppure questo è uno smartphone con i controcavoli, come si suol dire. È bello potente, eppure è andato completamente in pappa. Quindi adesso riproviamo. Bene, avviamo l'app, abbiamo low, medio e high. Mettiamo ovviamente high e cominciamo a scaldare lo smartphone. Ok, è diventato tutto rosso, in teoria adesso è cominciato il tutto. Andando a controllare i gradi, partiamo da 25, quindi adesso teniamolo un po' di minuti qui con l'app attiva e vediamo che succede. Qui nel frattempo c'è scritto riscaldamento. Stiamo a vedere. Ok, il telefono comincia a dare qualche segno di lag. Stavo controllando la temperatura e questo smartphone non dovrebbe laggare ma nemmeno per niente. Quindi potete immaginare quanto diamine stia sforzando la CPU e la GPU. E devo dire che a differenza dell'altra app a me sembra già più caldo. Comunque, io mi vado a fare un giro, lascio il mio smartphone qui. Spero che non esploda. Ma se esplode, avvisatemi. Ok, lasciamolo scaldare. Eccoci qua, voi avete visto un grosso taglio, ma ok, il telefono è bollente. Sono passati 6 minuti o anche un po' di più e sì, assolutamente è bollente. Ha fatto uno screenshot da solo, comincia a impazzire. 32 gradi, fantastico. 34, ok, quindi sì, il telefono comincia a svalvolare come potete vedere. Quindi ok, adesso sembra funzionare. Lo sfondo dietro, che dovrebbe essere tipo fluido, va a scatti in una maniera impressionante. Cioè, guardate quanto ci ha messo per aprire le impostazioni. Ok, è diventato troppo lento. La temperatura continua ad aumentare. Siamo arrivati a 35 gradi. Ora capite perché questa app non va utilizzata? Effettivamente potete trasformare il vostro smartphone in una specie di mini stufetta. Ma a quale prezzo? A quello di distruggere la batteria, i processori e tutte le componenti del vostro telefono. Quindi no. Almeno a differenza di questa mattina, quando ho testato l'app, lo smartphone non è impazzito completamente. Ok, la temperatura sembra essersi stabilizzata a 35. Impressionante però vedere come lo smartphone sia molto più rallentato, ma di tanto. Quindi potete immaginare il quantitativo di processi. Cioè, nemmeno funziona più il lettore di impronte digitali. Guardate qua. Cioè, che cos'è? È impressionante. Sembra essere tornati nel 2010, quando c'erano i primi smartphone che facevano alquanto schifo. Ok, non si sblocca più. Sta impazzendo, ragazzi, davvero. Voglio vedere a che punto può arrivare. 36 gradi. È ufficiale, quest'app vi frigge letteralmente lo smartphone. Guardate l'animazione quando blocco il telefono, questa dovrebbe essere fluidissima. O quando lo sblocco, cioè fa ridere. E non funziona il sensore di impronte digitali. Non va. Ok, è andato finalmente. Ok, adesso saranno tipo 10 minuti che ho aperto l'app e siamo rimasti fissi a 36 gradi. Vi assicuro che il telefono è assolutamente caldo. Effettivamente funzionerebbe come scaldamani perché è caldissimo. Ed ora non funziona più. Non risponde più ai comandi. È andata.
sta facendo cose da solo. Quindi stavo dicendo, sì, effettivamente questa roba funziona. A quale prezzo però? Al prezzo che se cominciate, qua continuate ad aprire cose random, se cominciate ad usarla tutti i giorni, usurerete in un secondo le componenti del vostro smartphone. Causerete danni piuttosto gravi, quindi ecco, meglio non utilizzare app di questo tipo. Ok, confermo, dopo 13 minuti siamo a 36 gradi. Adesso direi che è arrivato anche il momento di stoppare questa applicazione. Bene, finito. Vediamo se il mio smartphone è tornato alla normalità. Ecco, come potete vedere, adesso le animazioni sono tornate ad essere fluide, proprio come dovevano essere. Vediamo se il sensore di impronte digitali va. Sì, è andato alla perfezione. Quindi che cosa abbiamo imparato da questo video? Che è possibile trovare delle applicazioni molto particolari e che probabilmente sarebbe meglio non utilizzarle. Se vi serve uno scaldamani, comprate questo, che funziona anche da power bank, così ci caricate anche lo smartphone che non vi esplode. Detto questo, il video di oggi giunge al termine. Noi ci vediamo con la prossima applicazione strana. Non scordatevi di lasciare un mi piace e raggiungiamo 4000 mi piace per il prossimo episodio. Iscrivetevi anche al canale e noi ci vediamo al prossimo video sul mondo della tecnologia.